Vorrei salutarvi con il saluto di San Francesco. Il Signore vi doni la pace. Questa parola sarebbe il pilastro della nostra convivenza umana, se avessimo la forza e la capacità di capire quel messaggio di Francesco, che da solo è riuscito nel suo tempo a dare un volto nuovo alla Chiesa. Ma la pace è preghiera, la pace è bellezza, la pace è natura. La pace è vita, soprattutto il rispetto di quella dignità che ci è stata data dal Signore Gesù. Questa sera veneriamo, questa notte veneriamo, così come il Papa ci chiede, i veneriamo della terra, 24 ore per il Signore. In questo elenco di martiri, già questo che c'è, dobbiamo comprendere tutti quelli che sono martiri in qualche modo, e che in qualche modo danno la loro vita per il Signore. Non dimentichiamo delle mamme di famiglia, tanti papà, tante persone. Le persone più semplici sono veramente testimoni. Questi sono quelli che ci danno, lasciatemi dire questa parola, la bellezza della fede, perché sono quelli che somigliano di più a Gesù. Siamo anche nel tempo di Quaresima, e quella croce portata da questa credente è proprio l'immagine del Signore. Io sono qui per parlarvi di due nostri fratelli francescani, anzi tre, che sono stati uccisi in Perù nel 1991. Adesso, dal 7 di dicembre del 2015, sono beati. In attesa che questi che abbiamo letto, tra 10 anni e 20 anni, li vedremo sulle altre. Vederli tutti, perché così andrà. E faccio un riferimento, non so perché molte cose ci sono. Domenica scorsa è stato dichiarato beato un papà di famiglia di Alto Adige, papà di famiglia con due figli, che si era opposto a una ideologia, quella di Hitler e del nazismo. Dunque, il martirio e la fede sono più grandi delle ideologie. E sono più grandi anche di tutto questo sfacelo che in questo tempo vediamo intorno a noi. E allora comincio prima di raccontare un attimo la vita di questi due, anzi tre missionari, con queste parole pronunciate dal Papa brevissime in occasione della giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Perché questi due martiri sono di origine polacca e il terzo è di Bergamo, uccisi a distanza di 15 giorni in Perù. Il Papa dice così: Dio doni al mondo la pace e la volontà di non data e massacri del terrorismo. La preghiera di Papa Francesco è intensa, rivolge il suo primo pensiero alle vittime dei brutali attacchi e a chi è stato ferito in questi atti di umana violenza, persino bambini, persone innocenti, coinvolte solo per fatalità nell'umano. Nello stesso tempo, prego perché siano cancellati l'odio e il desiderio di vendetta e nasca la disponibilità a perdonare, perché si ritrovi il coraggio per continuare ad essere fratelli e sorelle per gli altri, soprattutto per gli immigrati. Francesco prega per la conversione dei terroristi, perché Dio tocchi i loro cuori e riconosca il male delle loro azioni e tornino sulla via della pace e del bene, per rispetto per la vita e della dignità di ogni uomo, indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dalla ricchezza, dalla povertà. E chiede anche a questi due martiri della Chiesa di San Francesco di Cracovia intercessione perché i guerriglieri di Sendero e Muso possano convertirsi. Abbiamo detto la parola Sendero Minoso. Imperversava in diversi stati dell'America Latina. Sarebbero un po' come le nostre Brigate Rosse, moltiplicate per cento, devastavano, uccidevano e distruggevano quanto poteva essere possibile, proprio nell'estremismo di queste ideologie. Questi due ragazzi, appena sacerdoti, uno di 30 anni e uno di 32, che si chiamano Michele e Spiglia,
tradotto in italiano sarebbe pacifico, e vicino a loro, in una città a circa 100 km, c'era un altro sacerdote che si chiamava Alessandro Dorvi, Lutero, Fide Godin, che lavorava anche lui nel Perù, in quella zona del Perù vicino. E furono uccisi tutti e tre. E adesso sono tutti e tre beati. Ma mi piace sottolineare due cose semplicissime. Questi due ragazzi, appena sacerdoti, mandati dalla Polonia e in Perù, appena arrivano, 1,32 e 1,30 anni, si sono sentiti sperduti, proprio non volevano stare lì, volevano tornare a casa. Se non che, abitando in un paesino che si chiama Paria Cotto, a 2000 metri sulle Alpe, e la loro parrocchia si estendeva fino alle 4000, dove era possibile coltivare, quando hanno cominciato a prendere il cavallo e sono andati a trovare quelle comunità sperdute in mezzo ai monti, e quando hanno cominciato a condividere la vita dei più poveri, in pochissimo tempo si sono trasformati. La gente non andava più dietro se era orgoglioso, ma andava dietro a questi due ragazzi che addirittura andavano a fare gli impianti elettrici nelle loro case, a pulire le loro stanze poverissime, dove c'è tanta povertà. Sono stato a Paglia 4 volte e ancora c'è un'immensa povertà, e lì c'è un fenomeno terribile che si chiama ragazze madri. Vengono in qualche modo messe in questa condizione intorno ai 12-13 anni, e quindi questi due ragazzi hanno fatto di tutto per poter entrare in una comunione nuova e di forza. Ma se andavano qui non sono controllati, li hanno più volte minacciati. E quella sera, al termine della messa delle 7 della sera, li hanno caricati sopra una camionetta. C'era un fiume con un nuovo ponte. Sono passati di là, anche sulla foresta, che vedevano benissimo. Ma qui c'è il mistero del Signore. Una suora di quella comunità è riuscita ad aggrapparsi alla camionetta e quindi è stata trascinata via con queste due ragazze. Appena hanno passato il ponte, l'hanno fatto saltare, e di là del ponte hanno fatto una sorta di, come si dice, di processo brevissimo di questa suora e la grande di questa nuora. Questa è ancora evidente. È la grande testimone. Ed è lei che ha permesso in qualche modo che la causa di beatificazione di questi tre ragazzi che sono stati poi uniti nello stesso cammino della Santità avesse testimoniato per questo grande dono per la Chiesa. E finisco. C'è una chiesina piccola per il Colle, che è un piccolo paese. La prima volta che sono andato, quasi tutte le case erano in terra. Dentro questa chiesina, una tomba di qua, una tomba di là, tutta a valle, spesse volte ogni giorno, tutti i giorni, è sempre pieno di persone cristiane che vanno a venerare questi due ragazzi. 32, 30 anni, e invece partono Alessandro, che aveva qualcuno più 45, 46. Questa è la loro storia, piccola, ma quando sono entrati nella dimensione della pace e della bellezza di ogni persona, sono stati capaci di me. Salve. Non mi sei lodato.